Anni Subbuteo, e lo facciamo con il già campione mondiale Massimo Bolognino e con gli agonisti Massimo Cotugno e Maurizio Vezzo. Ben arrivati, uno spazio a Napoli molto importante dedicato al Subbuteo con tanti proseliti, perché tanta gente si sta riaffezionando a questo gioco che affonda, voglio dire, ha avuto il suo boom negli anni 70, tra gli anni 70 e gli anni 80. Abbiamo un campione del mondo, quindi sicuramente una grande presenza che cura tra le altre cose lo spazio Subbuteo a Napoli, quindi e i campionati del mondo a settembre e il campionato italiano proprio da pochissimo. Sì, siamo reduci dai campionati italiani che si sono svolti domenica e sabato a Chianciano Terme, erano i campionati italiani individuali. Diciamo che Napoli ha riportato buoni risultati, ottimi risultati, diciamo, perché non ci siamo solo noi come squadra di Eagles Napoli presenti sul territorio, ma ci sono varie realtà come i Fighters Napoli e con Laminei, Anima Mediterranea 2000 che è sul territorio a Giugliano, nella provincia. Alla fine praticamente i Napoli Fighters hanno vinto il torneo individuale Under 19 con Andrea Ciccarelli, che ha fatto la finale con il compagno di squadra Luca Battista. Hanno vinto il torneo campionato italiano a squadre Under 19. Noi abbiamo fatto un terzo posto a squadre Under 19, sempre parliamo di realtà molto giovanili come si vede. E Marco Di Vito, che è il campione del mondo Under 12 attuale in carica, è arrivato secondo nel campionato italiano individuale Under 15, quindi molti successi. Come ci si avvicina a questa attività, Maurizio? Come hai iniziato la tua avventura? La passione da piccolo, giocavo con gli amici, poi dopo ho conosciuto Massimo, è diventato, diciamo, quasi uno sport. E per quanto riguarda Massimo? Ma guarda, io il Subbuteo non l'ho mai lasciato, anche se l'ho lasciato per 30 anni, però in realtà ci ho pensato costantemente, sempre, anche quando non avevo più, diciamo, il tavolo e quindi non giocavo. E ho incontrato periodicamente Mister Bolognino in varie manifestazioni e ogni volta gli chiedevo di fare una partitina, mi dava quei 5-6 palloni, chiaramente, e pensavo adesso è il momento giusto che ritorno a giocare. E poi, insomma, finalmente, dopo circa 30 anni, mi sono deciso a ritornare veramente sui tavoli di gioco e ho avuto adesso la soddisfazione di andare ai campionati italiani con il campionato cadetti, insomma. Quindi, dopo solo un anno che sono ritornato sui campi, per me è un grande risultato già questo, insomma. C'è qualcuno che sta tentando di essere sul campo, ma io credo che stia perdendo solo tempo. Lucio Pierri, ma piuttosto, chieda ai nostri campioni come si fa ad imparare sul serio a giocare a Subbuteo. Mister Massimo Bolognino, buongiorno, anche da buongiorno. Parte mia innanzitutto. Buongiorno. Ecco, no, volevo spiegare un po' le regole fondamentali al maestro Alma. Questi... Ma che sta facendo poi, tra altre cose? Allora, le spiego subito. Questi sono i miei calciatori e questo è il suo unico calciatore. È chiaro, per la serie a me piace vincere facile. Però, per dimostrare quanto io abbia studiato l'argomento, il Subbuteo, secondo una recente intervista del maestro Massimo Bolognino, sta tornando prepotentemente di moda. Vero, mister? Certo, certo. Soprattutto al di là del gioco che è ritornato nei negozi di giocattoli, quindi ci trasmette una grande carica, soprattutto per i vecchi genitori che giocavano un tempo, diciamo come regalo per i figli, un po' come è nata la passione per tutti quanti noi. Ma ancora di più adesso, diciamo quello che dicevamo prima, sui giovani, perché qua a Napoli c'è una grande realtà giovanile. Abbiamo tutte le squadre hanno il settore giovanile, ho detto abbiamo il campione del mondo under 12 individuale, il campione del mondo under 15 individuale, abbiamo adesso la squadra dei Fighters che ha vinto il campionato italiano under 19, nonché poi abbiamo la realtà degli Eagles Napoli che tra il 99 e il 2010 è stato un po' come il Barcellona del calcio, cioè abbiamo vinto 4 scudetti, 3 Champions League, 3 Coppa Italia e diverse manifestazioni internazionali. Beh, ma effettivamente risulta un po' strano sentire che dei giovanissimi, voglio dire, la cosiddetta generazione informatica si avvicini ad un gioco che in qualche modo, cioè, si può toccare. Ma infatti la differenza è proprio quella che diciamo oggi il mondo telematico tira molto i ragazzini con le console e gli altri videogame. Quello che noto ed è una sensazione che avremo a breve, perché a Napoli ci sarà il Comic Con la prossima settimana, noi siamo presenti anche là con 2 tavoli per giocare, per far giocare chi viene, è che i ragazzini escono da una realtà virtuale e arrivino
a una realtà reale, perché praticamente qui c'è tatto, c'è tocco, c'è uno stato di aggregazione, perché non si può giocare da soli. Da soli si può fare solamente un piccolo allenamento, per dire, sul tiro, sul pallonetto. Poi per il resto bisogna farlo con un altro ragazzino o un'altra persona. Quindi si crea uno stato aggregativo per giocare, fondamentalmente. Infatti è un po' inquietante che loro si portino addosso questo marchio di nativi digitali. Fa molto alienazione, quindi credo che il messaggio più importante sia proprio quello di farli uscire fuori. Perché poi, diciamo, il nostro sport, perché comunque lo pratichiamo come sport con tutte le manifestazioni che ci sono nel calcio, così anche nel calcio da tavolo, alla fine praticamente è proprio, non c'è niente di meccanico, tutto quello che si fa con la punta di dito e giocato ad alti livelli diventa un misto tra biliardo e scacchi, quindi un gioco molto riflessivo. Ma quando giochiamo? Fra poco. No, se adesso. posso annunciare la Champions League che si svolgerà a Napoli a ottobre. La Champions League? Ah sì. Ma che bello, a Napoli? A Napoli. Con i giocatori... 26 e 27 ottobre. Perché sono state dedicate delle statuette. A parte le statuette, però comunque si farà proprio la manifestazione che dopo il Mondiale è la manifestazione più importante a livello internazionale, la disputeremo a Napoli, al Palabarbuto, già abbiamo accordi con il Comune, e la data è 26 e 27 ottobre. Mister, lei sa che su YouTube impazza un video di un suo Eurogol? Diciamo di sì. Federica Rizzo. Il Subbuteo nacque in Gran Bretagna nel 1947, lo creò l'ornitologo Peter Adolph. Voleva chiamarlo hobby, però non si poteva utilizzare in Inghilterra una parola del genere. Però lo stesso significato era vicino a quello di un falco. Un falco che appunto aveva il nome scientifico di falco subbuteo, e quindi il gioco prese il nome del Subbuteo. Però sottolineiamo, visto che qui abbiamo questi grandi campioni e agonisti, che appunto il Subbuteo è un'evoluzione, il calcio da tavolo è un'evoluzione appunto del... sportiva del gioco del Subbuteo. Vogliamo vederli giocare, Maria Silvia? Assolutamente sì. Lucio, io insomma, metti un attimo a posto. Aspetto il mister, ovviamente, ci mancherebbe altro. Vado? Deve essere lui a dirci qual è lo schema migliore. Io partirei da un 4-4-2. Sono 11 giocatori, giusto? Sì, sono 10 più il portiere. Prego. Sono 10 più il portiere. Quest'altro lato, ecco qua. Quanto dura una partita, intanto? Allora, sono due tempi da 15 minuti. Due tempi da 15 minuti. Ma pure voi fate che la cosa che tra un tempo e l'altro andiamoci a bere una cosa, No, non hai il tempo, al massimo c'hai il tempo per fare questa operazione qua, che è quella di lucidare il giocatore, quindi passare la basetta. Io spero che tu non ci abbia messo le dita sotto, perché sennò, diciamo, sono problemi. No. Perché sotto ai giocatori c'è un lucido che permette praticamente al giocatore di fare questa cosa qui. Ecco, quindi questa scivolare, quindi la dimostrazione non ho messo le mani, perfetto. Ma che sta lucidando a centrocampo? No, adesso stiamo, sta lucidando. Li stiamo facendo un po' di allenamento. Lei ricorda la sua prima partita, mister? Ufficiale? Sì. Ufficiale sì, perché praticamente erano delle selezioni del Guerin Sportivo, Guerin Subbuteo si chiamava il torneo, nel 1989. Dopodiché nel 91 ho iniziato l'attività, nel 94 ho fatto il primo mondiale, nel 93 la prima finale di campionati italiani individuali, e poi tra il 99 e il 2002, diciamo, mi hanno dato un appellativo facendo 4 finali consecutive mondiali, vincendone 3 e vincendo poi di nuovo nel 2005. E qual è l'appellativo? Quindi qua mi ha fatto? No, nel senso, diciamo, mi hanno dato un appellativo come Maradona del Subbuteo. Cioè abbiamo il Maradona del Subbuteo, ma noi lo sapevamo questo. Allora, come si dispongono i giocatori? Allora, su due linee di gioco? È un po' diverso dal calcio, perché la linea difensiva di solito si schierano 7 giocatori su 10 in linea con quella che è l'area di tiro, che nel calcio non esiste, ma nel Subbuteo c'è questa linea che delimita la possibilità di tirare la palla in rete oppure no. Cioè, se la palla è qui, io non posso fare gol. Se la palla oltrepassa questa linea, da qui in poi io posso segnare. Diciamo un po' tipo i 30-35 metri calcistici. Quindi la difesa, diciamo, è quindi soprattutto questa linea. È l'area di tiro. Esatto. È l'area di tiro. Dopodiché le regole fondamentali sono quelle del gioco iniziale, cioè ogni omino può colpire 3 volte la palla, dopodiché bisogna riprenderla con un altro omino. La palla rimane nell'attaccante finché la prende, quindi praticamente ci può giocare sempre. E tu dici, giochi solo tu. No, esatto. Che partita di calcio da tavola è? Giustamente, ogni tocco dell'attaccante, il difensore può eseguire una mossa difensiva.
senza toccare, però senza toccare la palla o il giocatore, deve essere così bravo, diciamo, da non toccare la miniatura dell'avversario nella palla. Altrimenti, diciamo, poi si incorre in un calcio di punizione, tipo un intervento scivolato calcistico, diciamo. E se succede, forse sì, non ovviamente a questo livello, che qualcuno tocca la palla con le mani, dipende dove la tocca. Potrebbe essere calcio di rigore. Calcio di rigore. Vabbè, simuliamo una partita allora. Ovviamente io sto soltanto a guardare. Vabbè. Allora, tra Massimo, allora, per la simulazione Massimo completa io metto anche il tempo, anche 15 il tempo. Minuti. Mi faccio un fischio all'arbitro. Partiti. Ed ecco il Real Saragozza. No. Ecco qua. Ragazzi, guardate. No. Cambio campo. Il mio campo, perché lei non è riuscito a fare il terzo intervento. Praticamente, diciamo, lui poteva fare la mossa difensiva solo se io toccavo la palla. Siccome l'ho mancata, sì, diciamo, anche lui praticamente. Lei da questo momento poi può tirare. Sì. Palo clamoroso, un palo. Quello là è il portierino. Il portiere non può uscire oltre l'area piccola, quindi praticamente quando la palla è fuori si toglie il portiere e si mette il portierino. Naturalmente, se dovessi intercettare la palla o lui la dovesse mancare, praticamente, diciamo, rimane senza il portiere per tutta l'azione. Quindi lei in questo momento sta scalando subito i difensori in chiusura. Diciamo, è come il calcio alla fine, c'è il fuorigioco anche, quindi comunque ci sono le diagonali difensive. No, non l'ho presa. Voleva fregarsi la palla intanto. Esatto. E quindi qua siamo alla terza mossa e deve cambiare. E questo è fallo. Ah, questo è fallo. Perché ho intercettato la palla in movimento. Perché lei poteva intervenire. Poteva soltanto piazzare il giocatore, ma senza toccare il pallone. Sulla punizione c'è un giocatore che inizia l'azione, è uno spostamento, uno smarcamento. Prima per l'attaccante e poi c'è un marcamento da parte del difensore. Perfetto. Quindi, dopodiché si riprende il gioco. C'è la difesa, c'è la distanza. E lei non può ovviamente calciare direttamente in porta, perché la linea ovviamente non è stata ancora superata. Ecco, adesso è possibile il tiro. È quasi impossibile, se non per un campione del mondo. È infatti interventone. Sul calcio d'angolo, sempre la solita cosa, si prende l'omino che batte, solo che questa volta i movimenti per liberare sono tre per ognuno. Quindi prima l'attaccante sempre libera tre giocatori, dopodiché il difensore fa tre marcamenti. Oh, caro Maurizio, e lei invece quando si è avvicinato a questo sport? Beh, io il primo l'ho regalato che avevo 7 anni. 7 anni? Che giocavo con gli amici. Poi già conoscevo Massimo, abbiamo ripreso i contatti e mi sono avvicinato da 7 anni, penso, 6-7 anni saranno. A me è parso, che è gol, no? Grande travessa. Un palo e una travessa per il momento. Mi è parso di vedere una fede nuziale, sì, sulla sua mano destra, ovviamente, no, sinistra, mi perdono, sinistra. Non mi sono ancora sposato, ci spero tutti i giorni, ma niente ancora. Dicevo, sulla mano sinistra vedevo una fede nuziale. Ciò sta a significare ovviamente che c'è una moglie, ma questa moglie, sì, che cosa pensa di questa sua passione? Gioca anche lei.